Nel centro storico di Sassano ieri pomeriggio sono stati inaugurati i mercatini della creatività e della solidarietà, un'iniziativa che ha creato gran fermento in quella che è la parte più antica del paese, che ieri a partire dalle ore 15 è stata invasa da tanta gente che ha così potuto dare il proprio contributo a favore di persone più bisognose. In piazza Umberto I, nell'omonimo corso, infatti, sono state aperte delle piccole botteghe in cui poter comprare, vendere o donare oggetti, giocattoli, suppellettili e quant'altro. Inoltre numerosi espositori hanno portato i loro prodotti per mostrare al pubblico l'arte del proprio mestiere. L'iniziativa è stata patrocinata dalla BCC di Sassano, dalla Fondazione della Comunità Salernitana, dall'Associazione Ecogaia, da Solidarietà e Sviluppo Onlus e dalla BCC Lavoro in collaborazione con la locale Proloco. In quello che è stato ribattezzato il Borgo dei Ragazzi, ieri hanno poi sfilato auto d'epoca, si è esibita la banda musicale Città di Sassano, sono stati allestiti spettacoli per i più piccoli e la banca dei ragazzi. Insomma, una manifestazione che ha permesso e permetterà ancora di passeggiare per i vicoli storici del paese tra divertimento e solidarietà. L'ultima domenica di ogni mese, infatti, fino al prossimo giugno, vedrà l'animarsi del centro storico sassanese che finalmente sarà di nuovo luogo di aggregazione sociale e di valorizzazione del patrimonio locale. I fondi raccolti serviranno a finanziare progetti per la comunità locale, tra questi delle borse di studio e corsi di inglese per persone meno fortunate, assistenza agli anziani ed un progetto a sostegno di una struttura per il trapianto e la donazione degli organi in collaborazione con un'associazione di Monte San Giacomo. Un'altra importante iniziativa sarà poi l'apertura di una struttura sanitaria low cost che opererà nel campo medico sanitario e nella medicina preventiva.